E buongiorno Lima, carissimi amici, ben ritrovati. Io sono Alessandro Gaini e con me Claudio Garofalo, eccolo qua. Come il buongiorno Lima? Buongiorno San Paolo, Alessà. Oggi è buongiorno Lima. Perché? Ma perché? Perché buongiorno Lima? Perché te non hai studiato. Oggi è buongiorno Lima, perché sono tre le cose importanti nella vita, te lo ricordi? No. O tu vai in Perù, o tu sposti la chiesa, e la terza qual era? O tu vinci O a tu vinci al Totocalcio. Totocalcio. Adesso sì, dai, grande Francesco Nuti. Madonna, che silenzio c'è stasera. E noi sto silenzio lo rompiamo perché oggi abbiamo un episodio di Buongiorno, Buongiorno Perù. Preghierina quotidiana, ricordiamocene sempre, i nostri patrocinatori che sono Orlando da Roma, Andrea da Cardiff, non da Cagliari, attenzione, e Glenio della Itexpat di San Paolo. E ricordiamo che anche voi potete essere patrocinatori o supporter, donatori di gli organi. idee e anche di caffè. Appunto, su Patreon potete scegliere di donare un caffè al mese a Buongiorno San Paolo per le nostre, diciamo, attività, oppure anche su Su appoia.se. appoia.se. Quindi ripetiamo, se volete migliorare il nostro servizio e fare in modo che si cresca insieme con voi, potete andare sul sito di Patreon, cercare Buongiorno San Paolo e decidere di offrirci l'equivalente di un caffè al mese Esatto. per aiutarci appunto a fare Esatto. queste podcazzate. Ma dopo questi saluti andiamo direttamente dal nostro amico che ci chiama dal Perù, Maurizio Leva. Ciao, come stai, Maurizio? E Ciao, ciao a tutti. Ciao Ciao Maurizio, benvenuto. Alessandro, ciao Claudio. Se... Allora, Maurizio, tu la chiesa non l'hai spostata e non hai vinto il Totocalcio. No, nessuna delle due. E quindi che cosa hai Non ho vinto né il fatto? Totocalcio né ho spostato la chiesa. Quindi sei andato in Quindi ho Perù. Ecco, deciso di andare in Perù, di venire in Perù. sì. Hai deciso anche di partecipare a questo programma bizzarro e quindi non so se te ne pentirai, ma lo scoprirai. Alla fine Alla decido se fine. pentirmi o meno. Maurizio, raccontaci subito ovviamente perché il Perù, perché hai scelto questo paese e da quanto vivi in Perù? Quanto tempo? Allora, la mia esperienza con il Perù nasce nel 98, quindi sono più di 20 anni, no? E nasce casualmente perché stavo finendo l'università. Io ho studiato all'Università Roma III, ho studiato lettere e c'era un annuncio nella bacheca del Dipartimento di Linguistica, no? E quindi diceva: cerchiamo giovani professori di italiano disposti ad insegnare nell'Istituto Italiano di Cultura di Lima. E quindi per me, che avevo sempre sognato di viaggiare insegnando l'italiano, cosa che già facevo in parte, però non viaggiando, ma a stranieri che vivevano a Roma. E mi sembrava un'ottima occasione, quindi ho inviato il mio curriculum allora con la complicità di una collega che lavorava in un dipartimento e abbiamo mandato via fax il mio curriculum, no? Quindi allora si usava ancora il fax e la cosa non è stata immediata perché io
prima di ricevere una loro proposta sono passati tipo 7 mesi, no? E quindi era anche inaspettata quando è arrivata la proposta, e quando è arrivata è stata come una, come dire, un fulmine a ciel sereno, perché tutto uno si aspettava meno che di dover partire da un giorno all'altro, perché la proposta era quella: preparati perché tra 15 giorni parti. Quindi ho dovuto meditare bene quello che significava mollare l'Italia e partire, e in una notte, anche con un po' di, diciamo così, una reazione fisica, che ho avuto la febbre a 40 per quest'anno, era l'emozione di prendere una decisione del genere. Il giorno dopo, senza febbre, ho deciso: ok, parto. E quindi da lì è iniziata l'esperienza, la mia esperienza con il Perù. E è durata 4 anni la prima volta, quindi nel 2002. Sono ritornato in Italia. Nel frattempo avevo conosciuto mia moglie, ci eravamo sposati, e quindi la seconda volta che siamo tornati, circa 12 anni fa, è stato, diciamo, più per mettere radici nel Perù, quindi con tutta la famiglia. E quindi un'esperienza in due fasi. Di repentina la scelta di partire, cosa lasciavi a Roma? Ma sai, più che altro era il dubbio di che cosa trovassi. No? Sì, questo era più il dubbio, no? Però grazie anche a persone che conoscevo, amici, e che mi hanno appoggiato molto in questa scelta, e mi hanno aiutato anche a prendere la decisione corretta, secondo me. Ma che gli hai fatto di male a questi amici per fargli decidere di mandarti via in Perù? Cioè, invece di dirti: no, ma dai Maurizio, stai qua, con chi giochiamo a carte, con chi andiamo a basket? No, mi volevano molto bene, quindi pensavano a me come una persona che in grado di poter fare grandi cose, e che l'Italia in quel momento non mi dava quell'opportunità che invece mi stava dando il Perù in quel momento, no? E devo dire che, a distanza di tutti questi anni, riconosco che quello che sono riuscito a fare in Perù forse non riuscirei a farlo in Italia nemmeno con 3 vite, no? Tra l'altro, Maurizio, tu hai vissuto a Roma, però vieni da Aprilia, giusto? Da una città abbastanza piccola, insomma, se comparata, no, a Lima, che è una metropoli di 8 milioni. Sì, più di 8 milioni. Probabilmente stiamo parlando, secondo dati ufficiali, probabilmente intorno ai 12 milioni, però poi, ecco, essendoci tanta informalità, c'è anche tanta informalità nel censimento, quindi ci sono persone che non sono state censite. Sì, certo, come succede in tanti paesi. Come a Rio, c'è scritta una cosa, poi vai a contare, non finisci più. Ma tu conoscevi già un po' il Sud America, conoscevi le città, diciamo, le no, metropoli del mondo? Cioè... Non li conoscevo perché li avevo studiati. Okay. Io sono sempre stato un amante dell'America Latina, quindi per me è sempre stato un sogno andare in America Latina. E quindi quando io ho fatto la mia tesi, che era una tesi in storia contemporanea, la mia tutor, la mia relatrice, era una docente di storia dell'America Latina, e quindi, affascinato dalla storia del Cile, ho cominciato a conoscere, attraverso la storia del Cile, un po' la storia del continente, no? La storia contemporanea del continente. Beh, sapevo a grandi linee quello che era successo in Perù negli ultimi 60-70 anni.
Ma non sapevi cosa sarebbe successo nei 20 anni successivi? No, non sapevo. Una scopertona. Ma Maurizio, il discorso non immaginavo poi di trovare, perché come sempre una cosa è quello che tu leggi sui libri e uno si fa delle, come dire, si fa delle idee un po' stereotipate del gogo e anche un po' ideologizzate, secondo me, a volte, e poi invece la realtà che tu trovi e che vivi quotidianamente. No? E poi forse dipende molto dalla tua esperienza e quello che puoi dire su quello che hai fatto, anche rispetto al luogo in cui vivi. Magari un altro Maurizio a 10 km da te avrebbe avuto un'esperienza totalmente diversa. Certo. Maurizio, ma la domanda che ci farebbe qualsiasi ascoltatore adesso è la barriera linguistica? E la che cosa? La barriera linguistica? Ma non è stata una grande barriera, perché io avevo studiato lo spagnolo per conto mio all'università, poi prima dell'esperienza, di iniziare l'esperienza in Perù, avevo fatto un master in Spagna e lì era stato, diciamo, il battesimo di fuoco con la lingua, no? Con la lingua spagnola. Quindi in quei due mesi di corso presenziale del master ho perfezionato quella lingua che poi è diventata un po' la mia lingua di comunicazione qui in Perù. Anche se devo dire che comunque all'inizio è stato complicato sintonizzarsi un po' con il linguaggio della strada, perché poi di fondo era questo, no? Una cosa è quello che studi sui libri, una cosa è poi la lingua della strada, la lingua che tutta la gente parla, con il gergo, con i modi di dire, eccetera. Maurizio, tu fai parte di una rete, quella dell'Istituto Italiano di Cultura, no? Di Lingua e Cultura, che è una rete internazionale, no? Cioè in tutti i paesi ci sono questi istituti che insegnano l'italiano. Poi la vita, diciamo, dentro l'istituto e la vita fuori, com'è stato, diciamo, entrare in un paese sudamericano e conoscere poi la realtà, proprio la vera vita di Lima, peruviana? Una parentesi sul tema dell'istituto. L'istituto in realtà poi è una entità dello Stato italiano, quindi sì. È una dipendenza dell'ambasciata locale. Sì, sì, sì. E io, come tanti altri colleghi, sia allora che attualmente, non siamo dipendenti dell'istituto, ma siamo dipendenti di associazioni che offrono dei servizi, in questi casi didattici, di servizi all'istituto, no? Quindi questo, c'è sempre stata una, diciamo, una separazione netta tra chi è funzionario del Ministero degli Affari Esteri e chi invece poi svolge un lavoro che comunque è un servizio per l'istituto, ma di fatto poi non è riconosciuto come lavoro dell'istituto, no? All'interno dell'istituto. Quindi c'è sempre stata questa separazione e noi eravamo molto più a contatto con gli studenti più che con, almeno io ti parlo dell'epoca in cui sono arrivato, quindi noi avevamo una grande relazione, un legame con gli studenti che vedevamo tutti i giorni, 2-3 ore al giorno, e con loro nasceva spesso nascevano amicizie che andavano al di là del fatto delle 2 ore, ma si usciva, si andava in pizzeria, ci si incontrava dopo le lezioni, o quando finiva un ciclo, non sapendo se poi io sarei stato il loro professore, comunque c'era sempre la cena finale, no? Bello, sì, sì. Stata finale. Perché parli al passato? Come? Scusa, perché parli al passato, all'imperfetto? Non c'è più questo, non c'è più questo perché, clima? Perché comunque, diciamo che ora gli impegni che ho sono, diciamo, diversi rispetto a quelli che avevo 20 anni fa, no? Il semplice fatto di non essere, che allora non fossi sposato, quindi questo dava un'idea che io potevo muovere una certa
facilità, no? Adesso ha gli impegni familiari, certo. Il lavoro in casa, il doppio lavoro e mille altre cose per sì, sì, sì. Che, diciamo, quelle incombenze familiari che comunque richiedono impegno, no? Quindi pizza solo iFood, basta, pizzerie con gli alunni. Esatto. Che faccia delusa. E poi delusa. Non cominciamo a parlare di gastronomia perché è un capitolo a parte, lo facciamo come a no? Perché scusa, su cosa? Aspetta, finiamo perché la gastronomia in Perù è praticamente un mantra, no? Probabilmente la gastronomia più importante che c'è in America Latina. In America Latina, guarda cosa ti dico, Claudio mi manderà a cagare a quel paese. Ti stavo scrivendo un messaggio adesso, Alessandro. Tutti i nostri ascoltatori brasiliani ci uccideranno. Per non parlare di quelli italiani. Io ho detto qui. Io ho detto dell'America Latina, non ho detto. Ma sai. Comunque, no, io volevo tornare un po' su Lima, no? Cioè, io ho avuto il piacere di conoscerla, ma per pochissimo. E è una classica città sudamericana, grande, con problemi di traffico e con, insomma, è una città che ha un impatto forte. Che problemi di traffico, Alessandro? Palermo, già hai problemi di traffico. È un traffico. sì. Solo il traffico, Rio de Janeiro, problemi di traffico. Però diciamo che per noi italiani che veniamo spesso da paesini o comunque villaggi, chi viene da Roma e Milano forse un pochino diverso, ma la maggior parte degli italiani vengono da città medie. E, Lima, cosa ti ha dato, diciamo, a livello culturale, a livello di... Cioè, è una vita che ti regala comunque delle emozioni importanti, è una città multiculturale comunque. Certo. No? Allora, io ho vissuto sia quella che qui chiamano la provincia, no? Sì. Cioè... in città che non sono la capitale e quindi ho sperimentato anche quello che significa vivere da lontano. Io ho vissuto diversi anni, quasi 6 anni a Cusco, che è famosa come capitale storica un po' sia del Perù ma anche un po' dell'America Latina e quindi devo dire che di entrambe, sia della capitale, no? Sia della città di provincia, uno si porta dietro emozioni contrastanti. No? Mm. Emozioni contrastanti in che senso? Che mentre Lima è una grande metropoli che ha dove sei veramente un numero, un nulla rispetto ai milioni di abitanti, però allo stesso tempo riesci a poter fare tantissime opportunità a livello di studio, a livello di lavoro, che altre città non ti offrono. No? Mm-hmm, certo. Come tu hai enfatizzato la parte del traffico, che è un dramma in questa città, no? Scusa se ti interrompo, ma tu non lavoravi ancora all'istituto quando stavi a Cusco, giusto? Non facevi in su e in giù? No, 20... non facevo il pendolare. Diciamo solo ci sono 20 ore in macina, poi ci sono ci fai in aereo. Fatte diverse volte in macchina. Veramente? Sì. esattamente per non ammazzarsi di fare quasi in 36 ore. Perché... Sono 1000 chilometri, vedo qui da Google Maps. Sì. In bus sono esattamente 20 chilometri, 20 ore di viaggio. Però quando guidano gli altri, quindi normalmente quando si fa in bus ci sono almeno due autisti che guidano il bus, no? In macchina da solo è un po' complicato farlo, quindi normalmente quando io l'ho fatto ci ho messo almeno 36 ore per farlo, no? Perché è impegnativa come è impegnativo come viaggio. Sì, e ti dicevo, quindi non solo c'è il tema del traffico, ma c'è anche il tema del, diciamo, di una città che non è molto sicura, certo. No? Delle distanze che sembrano infinite, poi in realtà per
problema del traffico, quello che in un'altra città tu faresti in 15 minuti e a Lima ci metti un'ora, no? Per spostarti. E quindi l'insicurezza legata proprio alla, che è migliorato un po' il tema, sì, della sicurezza, no? Però ovviamente continua a essere una città nella quale certe zone conviene non visitarle, no? Sì, sì. Tu stai in un quartiere abbastanza internazionale, tipo Miraflores, così, o sono quartieri, ci sono tantissimi quartieri, immagino, dove allora, poter vivere tranquillamente? Io, avendo un'esperienza precedente, che mi dovevo spostare da casa mia al lavoro e ci mettevo mediamente un'ora e mezza per andare, un'altra ora e mezza per tornare, questa volta ho deciso di stare a 5 minuti a piedi dall'istituto, quindi ho detto il tempo che prima e le energie e lo stress che prima vivevo per spostarmi, ho deciso di canalizzarle in un modo diverso, e quindi ho scelto, Maurizio, di vivere vicino. Quando parlavi di Lima, città enorme, con le difficoltà che magari si possono anche intuire su San Paolo, su Rio de Janeiro, alla fine mi dà l'idea, essendo una città comunque latina, che alla fine vivi il villaggio del quartiere, quindi conosci il pizzicagnolo del quartiere, fai la spesa vicino casa e vivi quella microcittà. Di fatto è così, no? Cioè di fatto tu vivi in una grande metropoli, però in realtà poi la tua città è quello spazio che sta intorno alla zona in cui vivi, no? Quartiere. Comunque, che è nella zona in cui lavori. Siccome io vivo e lavoro a 5 minuti, quindi è tutto, casa e bottega in un certo senso. No? Sì. Va bene, possiamo lasciare spazio alle telefonate, Alessandro, visto che ci stanno tempestando di messaggi. Ma guarda, curiosi perché non sanno nulla sul Perù. Sì, guarda, noi abbiamo qua la telefonata del nostro amico, tra l'altro un tuo corregionale di Roma, che ti metto qua. Il nostro... Di nuovo quello, Alessandro. È sempre lui, sì, il grattacheccaro. È affezionato proprio. Sì, Fabrizio, che vediamo... Sono sempre io, Fabrizio da Roma. Parigüela, parigüela. Scherzo. Però niente, mi è venuta in mente questa canzone a sentirmi del suo pianto peruviano. E devo dire, non sembra male. È proprio vero che paese che vai, pietanza che trovi. Ma ci pensate noi qui a Roma sul Tevere a mangiasse una zuppa di pesce con tutte le cose che vediamo qua che vengono a galla? Ciao, un abbraccio. Ok, quindi Fabrizio stavolta ha preparato anche sui piatti tipici, no? Ha citato la parihuela. La parihuela è un piatto favoloso, tra l'altro, favoloso, giusto? Sì. Perlomeno a me è piaciuto molto, è un piatto, come si può dire, una zuppa, sì, è una zuppa di pesce a base di pesce. Sì, diciamo che il Perù da questo punto di vista, avendo una costa enorme, no, che copre migliaia di chilometri, ha una varietà di prodotti ittici che è impressionante, no? Quindi ti possono presentare il pesce in mille modi. Mille, no? Modi. Ed è una cosa bella, è che a volte, mentre in Italia almeno prima era un po' proibitivo, sì, mangiare il pesce non è facile, è costoso. Sì. Qui in Perù per pochi soles, che il sole è la moneta locale, uno riesce a mangiare un buon piatto di pesce, no? Tra l'altro c'è anche il ceviche, no? Molto famoso in ambito internazionale, un piatto peruviano, sì. Beh, io ho un bel ricordo del cibo peruviano, anche perché mi ricordo solo di quello, praticamente ci sono stato 2 giorni, quindi mi ricordo delle riunioni che ho fatto. Lavoravo e mangiavo. Tra l'altro vi do anche questa notizia: credo che sia stato il posto
dove sono riuscito a spendere di più in un ristorante, che era un ristorante probabilmente a Miraflores, un ristorante sicuramente rinomato, eccetera, ma veramente un prezzo da livelli europei, ma pestava forte. T'hanno però visto in faccia, hanno detto: questo turista, questo pollo lo spegniamo. No, voglio aggiungere anche questa cosa. E che Miraflores ha dei, diciamo così, degli standard di vita che sono tipici europei, sì, no? Quindi sì. Anche quello che al turista offrono sono, sì, diciamo, no, piatti costosi. Io mi ricordo che era un ristorante fantastico, non diciamo il nome perché non me lo ricordo, ma veramente veramente buono. Tra l'altro ci portò la camera di commercio, insomma i signori quindi fu tutto organizzato, non fu una cosa che io ho scelto come un bischero, ci sono cascato. Però mi ricordo anche le passeggiate in centro, Plaza de Armas, giusto? Sì. Mi ricordo, insomma, il centro storico, molto molto attivo, dinamico, commercio, molto molto bello. E quindi non lo so se anche tu hai un consiglio per il nostro amico di Roma, qualche altro consiglio del centro o piatti tipici peruviani. Allora, il Perù ha una caratteristica che ha, diciamo, diverse zone del Perù. Non possiamo dire il Perù ha un piatto tipico, il Perù ha diversi piatti tipici, certo, quindi possiamo trovare il piatto tipico della costa che tu hai appena menzionato, il famoso ceviche, no? Che, o se ti sposti verso la sierra, come lo chiamano, cioè la montagna, le Ande, lo so che per alcuni sembra un po' macabro, però c'è il famoso cui all'orno, che è il famoso coniglietto porcellino d'India, no? Per chi non si fa problema a mangiarli, è un piatto tradizionale delle Ande, no? Quindi, così come se vai nella zona della foresta, trovi altri piatti tipici della foresta, certo, spesso basati molto sulla carni locali. Non possiamo dire di avere un solo piatto bandiera, no, per il Perù. È un po' come quando diciamo che in Italia tutti fanno la pasta nello stesso modo, no. Probabilmente se ci spostiamo da nord a sud troveremo diverse varianti della pasta. Certo, certo, certo. Comunque, insomma, ricordiamo ai nostri ascoltatori, magari anche a Claudio che forse non lo sa, che Lima è conosciuta per essere una grande capitale gastronomica. Ha vinto anche dei premi, se non sbaglio. Non... Sì, sì, ha vinto diversi premi. Per quanto riguarda la gastronomia, i giovani che si dedicano alla gastronomia arrivano spesso ai primi posti nei concorsi internazionali. Anche in Italia alcuni concorsi che sono stati organizzati a livello internazionale hanno visto la partecipazione di giovani peruviani e anche vincere dei premi famosi in Italia. Maurizio, io rappresento nel podcast il tipico ignorante italiano, perché Alessandro fa un'intervista con uno che è stato su Marte e poi scopre che c'è stato anche Alessandro per motivi di lavoro, quindi lui sa tutto, no? Conosce. Io invece rappresento quello che sì, okay, sta sempre in casa, a mangiare. È sempre in casa, che legge poco, quindi io rappresento realmente quello delle domande idiote. Ed è la seguente. Quella la domanda idiota. Esatto. Io ho letto, tipo 3 secondi fa, che ci sono circa 40.000 italiani, anche oriundi o pochi, che hanno preso la cittadinanza successivamente, cittadini italiani in Perù, e la maggior parte sono a Lima. Allora mi chiedevo, da buon ascoltatore medio, quali sono le presenze gastronomiche italiane lì a Lima, perché immagino che ogni tanto anche te ci avrai voglia di mangiare qualcosa italiano, e quindi delle due una: o te li prepari a casa, come faccio io, oppure avrai il tuo ristorantino italiano ad hoc
ha soltanto un'ora e mezza di macchina da casa. Devo dire che la presenza della gastronomia italiana è culturale, no? In questo paese. Perché? Perché la migrazione italiana tra la fine del 1800 e l'inizio del 900 ha lasciato dei segni soprattutto a livello gastronomico qui, no? Per cui noi nel quotidianamente ci ritroviamo dei piatti che hanno un'origine italiana, pensiamo, non so, a spaghetti in salsa roja, no? Che sono i nostri spaghetti al pomodoro, o se pensiamo al famoso minestrone, che è il minestrone di verdure, ovviamente sono delle varianti, diciamo, come dicono qui, acriogliate, no? Cioè che sono diventate un mix, una fusione con la cultura gastronomica locale. E ci sono tanti italiani che nel corso degli anni si sono stabiliti qui, e il principale lavoro che fa un italiano che arriva in Perù, se non ha, diciamo, una posizione professionale, si dedica spesso alla gastronomia e aprono pizzeria, aprono ristoranti italiani, aprono caffetterie, no? E quindi bar. E questa esiste, e ci permette almeno di avere di fare quella fuga nella nostra realtà gastronomica quando ne sentiamo la mancanza, no? Dalle penne alle ande proprio, cioè. Quindi ci sarà anche qualcuno che ti fa una carbonara, una matriciana decente ogni tanto? Sì, no? Col forcellino di Inghilterra. Diciamo che ci sono, però io consiglio di farla molto meglio, quindi me la preparo io. Ah, ecco, classico. Ecco. L'italiano poi cucina. Anche perché quando le volte che andiamo con la famiglia nei ristoranti che si dicono italiani, poi non siamo mai soddisfatti di come ci preparano la pasta, alla fine siamo arrivati alla conclusione che il modo, diciamo, il piatto migliore è quello che prepariamo noi, no? Certo, è tipico. Sì, tipico. È tipico. Eh sì, invece di spostare la chiesa ti fai la pasta a casa tua e vai in Perù. Più facile. Esatto. Senti, invece... Maurizio, scusami. Vai. No, volevo soltanto allacciarmi, oltre alla gastronomia, la seconda domanda media era quella della lingua, perché se c'è un'impronta così forte dal punto di vista gastronomico, immagino che la lingua, e poi tu lavori in quest'ambito, sia molto presente in Perù, la lingua italiana. Sì, devo dire che è una cosa impressionante, però impressionante perché l'Istituto Italiano di Cultura, dove io lavoro, è il primo istituto al mondo dal punto di vista delle iscrizioni, no? Quindi raggiunge mediamente i 1000 alunni iscritti al mese, cosa che ha dei bei numeri da questo punto di vista, no? E c'è un forte interesse che varia per motivazioni. Ci sono studenti che lo fanno perché hanno bisogno del pezzo di carta per laurearsi o per ottenere il titolo di master o di dottorato, ma c'è anche un grosso ritorno alle origini da parte di molti che hanno il cognome italiano e quindi vogliono un po' riscoprire questo. E le migliori condizioni economiche degli ultimi anni in Perù ha permesso anche quello che è il fenomeno del viaggio, no? Quindi molti peruviani viaggiano, vanno in Europa, e una tappa obbligata per molti di coloro che viaggiano è l'Italia, no? E non escludiamo il viaggio per motivi religiosi, ad esempio, no? Ci sono tantissimi che fanno i cosiddetti viaggi della fede, fanno dei tour che includono anche l'Italia,
E la cosa interessante è che una grande percentuale di questi coloro che vanno in Italia per motivi di turismo ritornano e vogliono, si iscrivono per continuare a studiare in italiano, no? E quindi per perfezionarlo, per essere in grado di poter comunicare in italiano. Attualmente credo che sia la seconda o la terza lingua straniera più Più studiata studiate. in Perù, sì. Ah, accidenti. Certo. I francesi ci fanno concorrenza, anche Sì? i portoghesi, Ah, con il certo. portoghese, perché essendo il Brasile vicino, Vicino. no? Quindi avendo delle affinità anche un po' linguistiche, Certo. c'è un grosso interesse, però ripeto, mentre queste sono lingue che si studiano in determinati luoghi, l'italiano si studia in quasi tutte le università, no? In alcune scuole anche si insegna e alcune ci sono anche scuole bilingue, biculturali, come esistono anche a San Paolo, a Rio. Sì, 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 Una bella sì, sì. sorpresa. Io non penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori sappiano di questa presenza massiccia culturale, linguistica e gastronomica in Perù. Fa piacere comunque. Sì, poi ad impatto diciamo non lo diremmo, no? Perché il Perù non è uno di quei paesi dove gli italiani hanno diciamo, emigrato, no? Dove sono emigrati in maniera massiccia come Brasile, Argentina, Uruguay, Argentina. anche Venezuela, voglio dire, no? Rispetto al Perù, il Perù ha avuto tanti giapponesi, se non sbaglio. Sì, tanti giapponesi, tanti cinesi, però la colonia italiana, così come si chiamava agli inizi del Novecento, che C'è adesso stato. era una colonia abbastanza potente economicamente, no? Per darvi un'idea, una delle banche più famose oggi in Perù è stata fondata da italiani e durante la seconda guerra mondiale hanno dovuto cambiare il loro nome, l'attuale nome, proprio per evitare ritorsioni economiche delle leggi antifasciste, Sì, no? sì, sì. Adesso ci devi dire il nome della banca, però, se te la Sì, è ricordi. Banco del Credito del Perù. Che si chiamava prima, invece? Si chiamava Banco Italiano, qualcosa del genere. Sì, è su. Banco Commerciale Italiano, che era una filiale associata con la Banca Commerciale Con la Italiana. banca, sì, che tra l'altro si trovava anche in Argentina, anche in Brasile, anche le squadre di calcio, non so se lo sai, le squadre di calcio fondate da italiani Avevano dei nomi, sì. hanno cambiato nome perché poi il Brasile chiaramente si è schierato con gli americani, quindi il Vargas per far vedere, insomma, ha detto via, cambiategli il nome. Sì. Quindi è un po' successo un po' in tutti i paesi. Invece c'è anche. Forse c'è una fetta della popolazione che vuole studiare l'italiano anche per andare in Italia a vivere, no? Perché la comunità peruviana in Italia è Ecco, molto forte. c'è un'altra, diciamo, un altro gruppo di persone che più che andare a vivere per motivi di lavoro, un fenomeno che è calato un po' negli ultimi anni, le migliori condizioni economiche in Perù stanno permettendo a molti giovani di andare a studiare in Italia, quindi a studiare. Quello che attrae molto sono architettura, musica, arte, moda. Questi sono i corsi di studio che, diciamo, attirano molto di più l'interesse dei ragazzi, dei giovani. Puoi tornare al loro paese, utilizzare questi strumenti e inserirsi nel mercato peruviano. È un po' diverso da quello che succede almeno qui nel sud del Brasile, dove molti invece vanno in Italia per, insomma, per viverci, per creare delle nuove radici, non più soddisfatti evidentemente dalle condizioni di vita in cui versano qui. Interessante questa cosa del Perù invece, che Sì, cresce, che dà prospettive. la crescita del Perù è, diciamo, abbastanza forte, no? Il che permette
permette anche a chi per molti anni ha vissuto da migrante in Italia di poter ritornare e di cambiare la propria vita, no? Io ho conosciuto persone che in Italia facevano i manovali o facevano lavoravano nelle pizzerie come camerieri, sono tornati, hanno aperto le loro imprese edili e le loro pizzerie, quindi certo. C'è un ritorno con i risparmi della vita fatta in Italia, no? E reinvestiti localmente, il che permette anche di poi creare nuove condizioni. Certo. Quindi Fabrizio, se ci stai ascoltando, sappi che il Perù è in crescita e quindi la tua gratta checcheria potrebbe avere un discreto successo. Esatto, che c'è una cosa simile alla gratta checca in Perù, attenzione. Si chiama raspadiglia. Raspadiglia. Okay. Anche qui c'è la raspadiglia. La raspadiglia, che è questo blocco di ghiaccio che viene, che è proprio un blocco, normalmente così come li vediamo a Roma, no? I grattacheccari che hanno questi blocchi di ghiaccio che raspano, e anche qui c'è il famoso grattacheccaro che fa le grattachecche, la raspadiglia. E quindi attenzione, una concorrenza un po' più forte rispetto al Paraguay e l'Uruguay che ci sembravano una scorsa puntata. Senti, quindi ha un po' di concorrenza. Certo. Senti, per me l'ultima domanda che ti faccio io, poi vediamo se Claudio avrà ancora domande intelligenti, ma non credo. Mediamente intelligenti, Alessandro. Sì, sì, sì. No, il tuo rapporto col Brasile, se c'è un rapporto col Brasile, se ci sei stato, se ci vai. Sì, sono per motivi di lavoro ci sono stato diverse volte. Dove? Io collaboro con una casa editrice che si occupa di testi di italiano per insegnare italiano, e per loro sono il formatore dell'area latinoamericana, e quindi Brasile è un grosso mercato, Rio, San Paolo, al sud siamo stati anche nella zona Passo Fundo, di Curitiba, sì, no? Lo scorso anno anche a Belo Horizonte, quindi una serie di... Girata. E dovrei, il prossimo viaggio sarà a Porto Alegre. No? Ah. Ecco, allora dobbiamo mangiarci una grattachecca brasiliana. Maurizio, una domanda io te la voglio fare, però non so se è abbastanza stupida, no, volevo soltanto sapere i tuoi progetti per il futuro, cioè pensi di rimanere in Perù o magari di spostarti in una città che offra più qualità di vita, vicino Ma a Siero, cosa vuoi fare, cosa sogni? Voi da buoni italiani dovreste sapere che un italiano sogna sempre di ritornare nella propria patria, no? Non si sente mai, come dire, a casa sua, no? E quindi, nonostante i miei figli, comunque, sì, mia figlia è vero, è nata in Italia, però poi dai 5 anni in poi è cresciuta qui, lo stesso mio figlio è nato in Perù, loro si sentono molto più identificati con la cultura peruviana che con quella italiana, nonostante abbiano un papà che quando si arrabbia dice le parolacce in italiano. No? Però ecco, io personalmente il mio desiderio è quello di tornarci in Italia. No? Ecco, quindi Claudio. Che anche loro come figli possano sperimentare gli studi in Italia, possono avere l'opportunità di conoscere l'Italia, le bellezze dell'Italia, cultura, no? Non scherziamo, dai, l'Italia è sempre l'Italia. È una meta per molti che decidono di fare una scelta di vita. Certo. Claudio, non basta mettere nel nostro logo l'Italia è qui, per far, insomma... L'Italia è lì. L'Italia rimane qui dove lì. Sono io, ma voi siete un po' distanti. No, ma noi fra un paio di mesi, Maurizio, cambiamo il titolo, sarà Buongiorno Firenze, perché Alessandro, insomma,
Va bene San Paolo, però Firenze. No, continuiamo con la nostra comunicazione latinoamericana. Comunque Maurizio, intanto noi ti ringraziamo. Se vuoi ricordare, non so se tu hai dei canali anche dei social dove ti possono trovare, oppure se hai un sito personale dove fai delle attività. Se vuoi... Il mio Facebook, okay. Così come Maurizio Leva, mi okay. trovate lì. Che ho un Instagram anche un po' povero, perché come sapete gli Instagram sono più per i giovani digitali, mentre gli attempati come me sono meno propensi a mettere le proprie foto. Come ti capisco, guarda, Instagram non so neanche come si scriva. Alessandro mi sta facendo delle lezioni private, siamo alla S adesso. E Maurizio, scusa, ma in casa, ma gli parli italiano con i figlioli? Faccio un certo, po' di romanesco e un certo. po' di fiorentino per raccontare. C'è un po' di tutto, c'è... perché poi siccome mia moglie è anche lei docente di italiano, quindi lei è peruviana, però ovviamente... Però quando si incazpita lei parla... Quando si arrabbia usa ovviamente lo spagnolo. No? Certo. Quindi che ricchezza loro... culturale che hanno questi ragazzi, possono incazzarsi gente... Quando si incazza, esatto. Claudio, lancia la parichuela, così, pum, un piatto di parichuela, calda, bollente. Quindi sì, no, loro sin da hanno sempre respirato le due lingue, sia quando eravamo in Italia... ancora oggi, insomma. Bello, molto bello questo. E Maurizio, va bene, Maurizio Leva, se qualche studente fosse interessato, comunque può chiederti dei consigli e magari può cominciare questo percorso bellissimo che è lo studio della lingua italiana, certo. Anche Claudio conosce bene come... Che non è solo studiare una lingua, ma è entrare in un mondo. In un mondo, in un mondo sì. Che è la cultura italiana. Esatto. Se uno vuol definire cultura, deve aprire il dizionario e capire che cosa significa la parola cultura, quindi arte, architettura, gastronomia, moda, sì. Design, c'è cioè di tutto, no? Devi respirare, Maurizio, la cultura italiana. Di tutto il bello che, diciamo, possiamo vedere, esatto. Assaporare, c'è di mezzo l'Italia. Senza dimenticarci che siamo sì e no, forse l'1% della popolazione o della, insomma, a livello mondiale sì. Siamo sì. Veramente piccoli, no? Basta solo un dato, no? Che l'Italia ha il 5% del patrimonio UNESCO, no? Nel mondo. E l'altro 5%, l'Italia è al primo posto con 55 siti sì. Dichiarati patrimonio, il secondo posto è la Cina, quindi la Cina. Per darvi Cina. L'idea della Cina. Comparazione in termini di popolazione, no? Esatto. Quindi è come se noi avessimo, non so, una percentuale molto più alta di quella che realmente certo. Abbiamo. Ma infatti Alessandro ci sta chiamando, adesso vedete lo sfondo di Bolgiano San Paolo, ma lui è in una casa antica con il tetto affrescato, per non tirarsela e per evitare anche di essere rapito per il riscatto, fa l'umile e ci mette Bolgiano San Paolo dietro, ma lui sta nel palazzo della signoria. Certo. 2% del patrimonio sta sotto al Medici. È un discendente della famiglia Medici. Ma è sceso tanto, tanto, però sono un po' scivolato. C'è ancora qualcosina del medico. Si è avvicinato un po' alla povertà dei Savonarola. Esatto, santissimo esatto. Savonarola. Speriamo che non faccia la stessa fine. Esatto. Certamente. Esatto. Va bene, signori, facciamo una foto. Mostrate gli spinaci. Un grande abbraccio. Intanto speciale, voglio fare una foto. Una foto. Perfetto. E salutiamo tutti i nostri amici che ci ascoltano e un abbraccio a todos los amigos de Perù. Ciao. Questa se l'è preparata 3 giorni fa. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.